Bentrovati a tutti gli utenti di Mondo Napoli. Il Napoli torna in campo per la 19ª giornata di Serie A dopo la sconfitta contro la Juventus che è costata la Supercoppa italiana. I giocatori di Gattuso purtroppo hanno perso nuovamente contro l'Hellas Verona al Bentegodi per 3-1, un risultato che davvero lascia l'amaro in bocca per un campionato così aperto dove il Milan perde, l'Inter pareggia, il Napoli avrebbe dovuto approfittare della situazione per risalire la china, ma purtroppo resta al sesto posto con 34 punti. Ma analizziamo più nello specifico le prestazioni dei vari calciatori, osservando con attenzione le pagelle di Mondo Napoli. Partiamo appunto da Meret, 5 e mezzo, è impotente sul primo gol del Verona, sicuramente non esente da colpe sul secondo a causa di un errore in fase di rilancio, decisamente colpevole anche sulla respinta che ha originato il gol del 3-1. Firmato da Zaccagni, che ricordiamo nel mirino del Napoli. Di Lorenzo 5, il fatto che giochi ininterrottamente da mesi ormai è evidente sulla lucidità dell'ex Empoli. Si ingegna in fase offensiva, sovrapponendosi sporadicamente al pari lato Lozano, ma è imperdonabile l'errore in fase difensiva sulla mancata diagonale che al minuto 34 lascia solo e libero di calciare Di Marco, che non sbaglia. Koulibaly 5,5, provvidenziale con alcune chiusure, dà l'impressione di essere meno tenace e ruvido del solito. Maximovic 5, la presenza di Koulibaly lo tranquillizza, ma alla lunga si perde, distraendosi sulle continue incursioni che l'Elas cerca e trova sul suo lato, agevolata anche dalle disastrose chiusure di Bakayoko, che ricordiamo flop di questa giornata. Isai 5,5, schierato a sinistra al posto di Mario Rui, è evidente la difficoltà che ha nel contribuire alla manovra offensiva non disponendo dello stesso piede del portoghese, il mancino. Complice anche la prestazione non all'altezza di Insigne, fa fatica persino a sovrapporsi sulla sua fascia di competenza. Demme 6, il top della giornata, al di là dello splendido lancio sul gol di Lozano, dopo 9 secondi prova a battere a rete due volte nel primo tempo. Nel primo caso trova la respinta fortuita proprio del messicano, nel secondo trova una posizione mostruosa del portiere avversario Silvestri. Bakayoko 4,5, partita decisamente da dimenticare, quella del numero 5 azzurro, chiamato a supportare le impostazioni del suo collega di reparto Demme, brancola nel buio e ovviamente arriva in ritardo su ogni pallone. Male per lui ancora una volta. Zielinski 5,5, pare fortemente distratto in queste giornate, anche un po' svogliato, cerca qualche strappo sulla tre quarti e semina sprazzi di ingegno tecnico che purtroppo per tutti non incontrano l'intesa dei propri compagni, quindi alla lunga purtroppo si perde. Insigne 5, il capitano che avrebbe dovuto riscattarsi dalla partita contro la Juventus, scende sul prato del Bentegodi con quell'obiettivo, ma purtroppo l'idea è nobile, sì, ma di concreto non realizza nulla, perché è anche poi sostituito da Gattuso quasi come una scelta di un padre che voleva riservarlo, voleva salvarlo da questa prestazione per preservarlo da un'inevitabile involuzione. Lozano 6 porta la sua firma, uno dei tre gol più veloci della storia della Serie A. Con l'ingresso di Politano gli viene chiesto prima di giocare a sinistra, poi di tornare a destra. L'esito è sempre lo stesso, purtroppo tutto inutile. Petagna 5,5 cerca di far risalire la squadra tenendo la difesa avversaria il più alto possibile e cercando le sponde sui suoi compagni di reparto. Mertens 5, lo abbiamo aspettato tutti un po' come l'uomo della provvidenza, quello che è sempre in grado di salvare le prestazioni più in affanno del Napoli, ma evidentemente la caviglia non gli dà ancora quelle certezze per giocare come sa fare. Non si spiega diversamente, altrimenti una prestazione del genere da uno che detiene il primato di reti azzurre. Osimhen 5,5 ritorna in campo dopo uno stop tra Covid e infortunio, ha toccato pochissimi palloni ed si è visto anche visibilmente nervoso in campo, ha cercato di spingere verso il basso la difesa Clivense che spavalda anche del risultato, non si lascia intimorire dalla sua velocità. Politano 5,5 entra e ci prova subito, si sente che ha voglia di dimostrare qualcosa a prescindere dal risultato, cerca e trova qualche slalom, vede anche la porta, ma nulla di concreto ancora una volta. Per quanto riguarda Lobotka ed Elmas, entrambi senza voto, troppo poco per poter giudicare la loro prestazione. Veniamo all'allenatore, che in questi momenti è tra quelli più colpiti, perché nessuno immaginerebbe il suo esonero in questo momento. Ma di certo una gara del genere non giova al suo curriculum. Schiera una formazione costretta, passa subito in vantaggio, ma non riesce a gestire questo risultato e a un certo punto poi sostituisce saggiamente Insigne per preservarlo dal vuoto che gli si stava creando intorno. Commette poi un grave errore con l'ingresso di Politano.
Perché metterlo fuori posizione a sinistra al posto di Insigne? Domande alle quali solo il tempo potrà rispondere, ma il Napoli dovrà azzerare queste pessime prestazioni di queste giornate e cercare, provare a ripartire già dalla partita di giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia per poter anche un po' risalvarsi dal risultato avvenuto in Serie A. Quindi noi ci crediamo e sempre Forza Napoli.